La parola di Dio ha autorità. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici. Accogliamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 4, 31-37. In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento, perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta! Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio!» Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui!» E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui, senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Amen. Cari amici, come avete visto, oggi abbiamo iniziato in tempo feriale, quindi esclusa la domenica, il Vangelo secondo Luca. Nell'anno liturgico, di solito, ci sono questi tre cicli. Prima il Vangelo secondo Marco, il Vangelo secondo Matteo, che abbiamo concluso sabato, e da oggi iniziamo il Vangelo secondo Luca. Quindi ascoltiamo la predicazione di Gesù dagli inizi. Ieri, martirio di Giovanni Battista, che abbiamo ascoltato Marco 6, proprio perché si parlava di Giovanni, incarcerato e poi decollato, ma sarebbe stato Luca 4, l'inizio del ministero di Gesù a Nazaret, nella sinagoga. Oggi vediamo un passo successivo, quando Gesù scende a Cafarnao. A Cafarnao inizia ad insegnare nella sinagoga. Accade un fatto molto forte. Tutti sono stupiti del suo insegnamento. E la cosa che sorprende l'assemblea è che quando Gesù parla ha autorità. E questo lo differenzia da tutti gli altri, dagli scribi, dai dottori della legge, dai farisei, da coloro che ogni sabato nella sinagoga predicavano, parlavano della parola di Dio, ma non toccavano le persone, non smuovevano le situazioni. Tanto che in quel giorno si dice che c'era un uomo posseduto da un demonio impuro. E io credo che non è stato solo quel giorno, ma per molto tempo c'era quella persona. Ma non hanno potuto fare nulla gli altri, coloro che predicavano, i maestri della legge. Solo guardarlo è indemoniato, noi non riusciamo a scacciarlo. Gesù manifesta che Dio è più forte del male. Manifesta attraverso le sue parole, il suo agire, che il male è sempre schiacciato, che il male è sempre inferiore, tanto che gli dice: «Taci, esci da lui», di fronte al demonio impuro che gridava forte contro Gesù. Tutti sono presi da timore. Tutti nella sinagoga si dicevano: «Che parola è mai questa? Mai i nostri orecchi hanno sentito parlare in questo modo. Comanda con autorità e potenza e il male se ne va». Fratelli e sorelle, la settimana scorsa abbiamo concluso il discorso escatologico del Vangelo secondo Matteo, dove Gesù diceva: «Svegliatevi, siate nella veglia, siate pronti, perseverate». Questo è l'insegnamento di Gesù. Perseverare in Lui, essere pronti, essere in Dio.
Chi è in Dio non ha paura di nulla, fratelli e sorelle. Chi è in Dio è sopra una roccia forte, una roccia che non ci farà mai cadere. Cristo è davvero la vittoria nella nostra vita. E il cristiano non è una persona che vacilla, che un giorno sta bene, un giorno no, un giorno si sveglia con la luna storta, un giorno è scoraggiato, un giorno è disperato, un giorno ha l'ansia, un giorno ha la paura, un giorno è indeciso. Gesù ci sta indicando la sua via è diritta, la sua via è precisa, è concreta, è la via della salvezza, è la via della vittoria. Gesù ha sconfitto il male, Gesù ha autorità nella nostra vita, Gesù ci insegna che quando noi lo ascoltiamo, giorno dopo giorno, quotidianamente, la sua parola produce autorità nelle nostre stesse vite, concretamente, nei nostri problemi. Gesù ha la capacità di intervenire, ha la capacità di risolvere le situazioni che da soli non riusciamo a risolvere. Quanto è importante fidarci di Dio, abbandonarci a Dio, non avere riserve verso di Lui, fratelli e sorelle. Invece molto spesso la nostra fede è un soprammobile che noi mettiamo in un angolino, sopra un comodino, è lì, però la nostra vita è tutt'altra parte. Usciamo dalla nostra stanza da letto e la nostra fede rimane sopra il comodino e non ci aiuta in niente. A volte. Ma questo dipende da me, da te. Se la mia fede che tiro fuori al mattino la voglio portare con me al lavoro, con me nella famiglia, con me nei miei problemi, con me durante il viaggio. Quindi, carissimi amici, fidiamoci di Dio, fidiamoci della sua onnipotenza, fidiamoci della sua parola che ha autorità nella nostra vita. E vi invito ad aprire le vostre braccia in questo momento e a dirgli grazie Signore Gesù, grazie per il dono della Tua parola. Io voglio accogliere Te come il mio Maestro, la mia unica guida, il mio unico Pastore, la mia unica forza. Signore, presento a Te le mie fragilità, tutte le mie debolezze, i miei scoraggiamenti. Signore, usa quell'autorità che hai usato nella sinagoga a Cafarnao. Usala oggi, lì dove io sarò, dove io vivrò, dove io andrò. Ho bisogno di sperimentare che sei un Dio potente, un Dio vittorioso e che tu non mi abbandoni mai. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, la parola di Dio ha autorità. Questo è lo slogan di oggi. La parola di Dio ha la capacità di trasformare le nostre vite. Lasciamo fare a Lui. Mettiamoli questa giornata nelle sue mani e Lui ci sorprenderà. Grazie che mi avete accolto. Buona giornata. A domani. Ciao. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu fai ritornare l'uomo in polvere quando dici: ritornate, figli dell'uomo. 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno di veglia nella notte. Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. Tu li sommergi, sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia. Al mattino fiorisce e germoglia.